يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سمو غاية رب البرايا اشرح بها قلبي. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, sia lode a Dio, gloria a Lui l'Altissimo, l'amorevole, l'indulgente, colui che perdona i peccati, assolve le colpe e consola le sofferenze. E che la pace e la benedizione di Dio siano sul profeta e messaggero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, il migliore delle creature, il migliore dei musulmani e grandissimo esempio per l'intera umanità. E che la pace sia ugualmente sui suoi nobili fratelli, profeti e messaggeri antecedenti, sui suoi nobili familiari, sui suoi onorevoli compagni e su tutti coloro che seguono la sua guida. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo digiunato dalla mattina alla sera, privandoci di cibo e di acqua. Abbiamo pregato la notte insieme, privandoci del sonno. Abbiamo letto il Sacro Corano. Abbiamo ricordato Allah frequentemente. Abbiamo elargito dei nostri beni e del nostro tempo. E abbiamo visitato i nostri parenti. Preghiamo Allah, gloria a Lui l'Altissimo, che possa accettare le nostre azioni compiute sulla sua via. E preghiamo che non siano stati solo fame, sete e fatica, ma sforzi per tenere un grande cambiamento interiore che porta ad essere musulmani migliori e persone migliori. Dio dice nel sublime Corano: è nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, una guida per gli uomini e prova diretta a direzione e di distinzione. Chiunque di voi testimoni l'inizio, digiuni, e chiunque di voi è malato o in viaggio, assolva in seguito altrettanti giorni. Allah vi vuole facilitare e non vuole procurarvi disagio, affinché completiate il numero dei giorni e proclamiate la grandezza di Allah che vi ha guidato. Forse sarete riconoscenti. Cari fratelli, eccoci che salutiamo insieme il mese di Ramadan, ringraziando Allah per averlo potuto vivere nel digiuno e nelle adorazioni notturne, un segno di accoglimento delle nostre azioni e che vengano seguite da altre grazie. In questo giorno benedetto, la gioia e il sorriso dovrebbero farsi largo sui volti dei credenti, soddisfatti del loro digiuno, soddisfatti della loro preghiera e delle loro buone opere. Dio dice nel Sacro Corano di che gioiscano della grazia e della misericordia di Dio, ciò è meglio di quello che accumulano. Oggi è un giorno di festa, è il vostro giorno di festa, della nostra gioia e felicità, un giorno per annunciare la grandiosità del nostro Signore. Dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ogni nazione ha una festa e questa è la nostra festa. Lo trasmette Bukhari e Muslim. È una giornata di amore tra le persone, i cuori si riappacificano, lo spirito si sente generoso, le mani si uniscono nei saluti e con questo cala la misericordia e il perdono di Allah subhanahu wa ta'ala. Venne chiesto al messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam: qual è l'azione migliore nell'Islam? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rispose che le migliori delle azioni sono offrire cibo e salutare chi conosci e chi non conosci. E disse ancora il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: non entrerete in paradiso finché non crederete e non crederete finché non vi amerete. Volete dunque che vi indichi qualcosa che se la faceste vi amereste? Disse scambiatevi saluti tra voi. E disse il messaggero Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ogni volta che due musulmani si incontrano e si stringono le mani, Allah perdona loro i loro peccati prima che concludano il saluto.
Oggi, cari fratelli, nessuna invidia, nessun odio, ci insegna il messaggero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Non detestatevi, non invidiatevi, ma siate servitori di Allah come fratelli. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, non sottovalutate nessun atto di gentilezza, non sottovalutate nessun atto di gentilezza, fosse anche incontrare il vostro fratello con un volto sorridente. Allahu Akbar. Oggi ognuno di noi inizia la giornata correndo a fare gli auguri ai propri genitori affinché siano compiaciuti, riconoscendo il loro favore verso di noi, e prega per loro recitando la seguente invocazione: O Allah, dona loro il tuo perdono, così come loro hanno accudito me da piccolo. Poi viene il momento, cari fratelli, di tutti i parenti di primo grado, i cosiddetti legami di sangue, per ottenere il compiacimento di Allah. Questi legami, come ci è stato insegnato, sono collegati col trono del Signore. Chi mantiene i legami di sangue, Allah lo terrà collegato a sé, e chi interrompe i legami, Allah lo isolerà. Viene a questo punto il momento di fare gli auguri ai vicini e agli amici per diffondere la solidarietà, il reciproco sostegno, la diffusione della gioia e della felicità nel proprio quartiere con il sapore della fede. Dice il messaggero sallallahu alaihi wa sallam, tre sono le caratteristiche che contraddistinguono chi ha gustato la dolcezza della fede e ha citato tra gli altri una persona che ama le persone soltanto per Allah, senza nessun altro scopo. Cari fratelli, cari e care sorelle, che la festa sia un momento da dedicare alla propria famiglia, ai propri figli, in un ambiente amorevole, pieno di affetto e di misericordia. Nelle famiglie unite crescono le generazioni, si formano le persone, attraverso la cura dei bambini e la loro giusta educazione ai valori più importanti, affinché siano utili alle loro famiglie, alla loro società e all'intero paese. Allahu Akbar. Tornando a noi, cari fratelli, o fratelli nella fede, temete Dio di un timore degno, controllate voi stessi sia nelle opere pubbliche sia in quelle private, e sappiate che il nostro Signore, Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ha inviato il messaggero Muhammad, pace e benedizione su di Lui, come misericordia per il creato, un faro per le genti, ha promosso le migliori virtù, ai comportamenti migliori, e ha insegnato la protezione degli interessi fondamentali dell'essere umano. È una religione di misericordia, è una religione di misericordia, di equilibrio e di perdono quella che ci ha insegnato il messaggero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tra le cose che l'Islam ha reso più sacro e inviolabile c'è la vita umana, la sua aggressione è condannata ed è peccato che condanna alla perdizione e al castigo di chi lo compie. Dice l'inviato di Dio sallallahu alaihi wa sallam, il credente continua ad essere all'interno del perimetro della sua religione finché non si viola la vita umana. Aggredire la vita umana è motivo di perdizione, è rammarico, è tormento e fallimento, è scritto nel Corano, nella storia di Adamo. La sua passione lo spinse ad uccidere suo fratello, lo uccise e divenne uno di coloro che sono perduti. È molto importante per noi, cari fratelli, fare molta attenzione ad ogni pensiero sospetto che si insinua fra i nostri insegnamenti, deteriora e corrompe la nostra religione. Leggiamo nel Corano, non seguire la via dei corruttori. Custodiamo la misericordia, il perdono che ci sono nella nostra religione, rafforzando le virtù che insegna, i buoni comportamenti, il suo caratteristico equilibrio. Dice Allah nel Corano, in verità, questa è la mia retta via, seguitela e non seguite i sentieri che vi allontanerebbero dalla sua via. Ecco cosa vi comanda, affinché siate timorati. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nel suo ultimo sermone, tutta l'umanità proviene da Adamo. Un arabo non è superiore ad un non arabo, né un non arabo è superiore ad un arabo. Il bianco non è superiore al nero, né il nero è superiore al bianco. Nessuno è superiore ad un altro, se non per il timore di Allah subhanahu wa ta'ala e per le sue buone azioni. Sappiate che il musulmano è fratello del musulmano e che i musulmani sono legati da un'unica fratellanza. O credenti, certamente questo giorno di felicità
è offuscato dalla conoscenza che milioni di nostri fratelli, anziani, donne e bambini, stanno soffrendo la fame e la sete a causa dell'ingiustizia di questo mondo. Ricordiamoci dell'esempio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nostra umma è come un unico corpo, e quando una parte del corpo soffre, tutte le altre parti del corpo soffrono con essa, con la febbre. Preghiamo dunque per i nostri fratelli perseguitati, per la loro fede nel silenzio di questo mondo, in Siria, in Palestina, in Yemen, in Iraq, in Birmania e in Cina, che Allah possa concedere loro la sua grazia e misericordia, ovunque siano. Benedito colui il quale vi è stato prescritto di benedire spesso. Dio dice nel Corano: in verità Allah e i suoi angeli benediscono il profeta. O voi che credete, beneditelo e invocate su lui la pace. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وندعو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله